Ciao a tutti merdoni, come va? Vabbè, questo saluto era un tributo a qualcuno di molto noto. Oggi ragazzi, benvenuti, iniziamo l'ultimo atto di Watch Dogs della trilogia, anche se in realtà non è proprio l'ultimo perché poi ci sarà il DLC Bloodline che giocheremo più avanti. Ma concentriamoci su ciò che sta per precipitarsi su di noi, che è Watch Dogs Legion. Abbiamo finito l'1, abbiamo fatto il DLC, abbiamo finito il 2 con il DLC che era dentro la storia, e adesso tocca al terzo capitolo del 2020, dove dopo Chicago e San Francisco voleremo a Londra. Sarà Watch Dogs diverso, molto scollegato rispetto a quelli precedenti, anche dal punto di vista proprio del gioco di per sé stesso, perché la novità è che non useremo più un personaggio, ma ne useremo infiniti. E chi non conosce il gioco mi dirà: ma com'è possibile? Lo vedremo. Questo gioco ho avuto modo non di giocarlo, prima d'ora solo di provarlo, l'ho provato e basta. Però finché veramente non ci dedico tempo, mi ci metto lì con tutta la calma di questo mondo, non posso veramente darvi un giudizio così. Intanto like al video, iscrizione al canale, commento, condivisione, tutto quanto. Attivazione anche della campanellozza, perché insomma stiamo facendo un bel culone. Spero non vi siete persi tutto il Watch Dogs pubblicato finora. E poi dopo Watch Dogs ci sarà qualcosa di molto 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 interessante su questo canale, quindi tenete duro, godetevi questa serie che sicuramente può servire anche, diciamo, come guida per certe persone. E prima di iniziare però, siccome questo Joy eppure questo hanno subito diverse sfuriate per via di FIFA, con un nuovo gioco ovviamente ci alleghiamo un nuovo Joy, questa volta nero. Mi piaceva troppo, ero indeciso se nero o azzurrino, tutti e due insieme no per carità, però ha prevalso il joystick nero, che tra l'altro sono dovuto pure andare, era in un centro commerciale, sono andato a cercarlo in un negozio, era finito, ho dovuto attraversarmi tutto il centro commerciale per andarlo a prendere in un altro negozio dove era l'ultimo. E ho rischiato di non tornare a casa in tempo per la partita. Pensate un po' voi. Comunque, unboxing con ASMR incluso. Via la musica, regia. Il polistirolo è durissimo. Madonna, io comprerei le cose nuove tipo tutti i giorni solo per l'unboxing. Poi una volta unboxate le butterei pure via, però come gli iPhone, io cambierei iPhone ogni anno solo per l'unboxing, per togliere quella pellicina del cazzo. Comunque, peccato solo che mi manchino i guantini neri come fanno i giapponesi. Questo potrei essere anch'io il mattino dopo colazione, giusto per dirvi. Che poi è pure opaco, cioè non è ruvido, però non è neanche liscissimo come questi altri. Ed è anche leggermente più pesante, non so perché. Volevo prendere quello pro, però per i giochi del cazzo a cui giochiamo, sti cazzi. Faccio logout, se possibile. Questi, boh, me li metto un attimo qua. Colleghiamo. Il filo potevano anche mettercelo, schifo non faceva. E ragazzi, state a vedere che magia. Abbiamo anche l'overlay nuovo. Cioè raga, meglio di così non so come trattarvi. Però ti devi anche connettere. Va aggiornato, visto la merdina, la devi aggiornare. Vabbè raga, chissà quanti mesi è che è scatolato. Questi fanno un aggiornamento al giorno. Ok, ti stai caricando, vero? E allora ragazzi, come avete ben intuito, Watch Dogs Legion. Yeah. Sia. E scusate, la piccola parentesi ruttifera, ma ci voleva. Volume a cannone, Watch Dogs 2, bisognava usare Amplifon, qua volume a cannone. Allora, una cosa che ho notato, perché l'ho provato per PS4, quindi non mi sono neanche poi spoilerato più di tanto, ho provato un free roam da un amico, non ho provato il gioco di per sé stesso. Una cosa che su PS4 è veramente noiosa è che ha i caricamenti lunghissimi, anche quando muori, respawni, ma tipo dopo 10 minuti, perché ha dei caricamenti molto lenti. Se la cosa però può confortarci, per PS5 i caricamenti sono ultra dimezzati, quindi spero tanto che questa cosa succeda anche qui, vedendo GTA che
veramente adesso carica tipo in 15 secondi. Una volta caricava in, boh, non mi ricordo, forse 3-4 minuti su PS3, se non vado errato. Allora, intanto, lingua parlata, italiano. E lo sapevo, bastardi, 5 giga. Sai che c'è? Li aspetto. Li aspetto perché col cazzo il gioco in inglese. Un gioco che deve essere italiano proprio di fabbrica. Sti cazzi, aspetto. Vado a farmi una bevuta intanto. Niente ragazzi, ci ho messo tipo solamente mezz'ora. Per una cosa che potevate tranquillamente integrare nel gioco. Sottotitoli, dialogo. Andiamo avanti. E confermiamo. Classica. No, no, va bene classica. Morte permanente, non ne voglio sapere. Confermiamo. Vediamo i tempi di ricaricamento. Oddio. Oh no, in effetti, una volta che parte... Cioè, non ti fermare però a metà. Dai. No, no, vabbè, dai, sono accettabili, sono accettabilissimi, sono accettabilissimi. Sicuramente ci sarà il filmato iniziale, neanche a dirlo. Ah, Londra, che città! Storia ogni angolo di strada e turisti che la immortalano. Pub. Oh, almeno i 60 fps, grazie. Teatro e arte, multiculturalismo e la metropolitana più antica, The Tube. Lo standard per tutte le altre città non si discute. Sono serviti 12.000 anni per costruirla e solo una notte per distruggere tutto. Addirittura. Buonasera, signore. Comunque sì, qualcosa mi è dato a Londra come capitolo invernale ci sta, dato che oggi è l'8 ottobre, quindi è qualcosa che si protrarrà sicuramente fino ad anno nuovo. Rapporto sulla situazione? Perimetro di sicurezza disattivato, ma ci sono i tuoi amichetti volanti. I tuoi amichetti volanti? I droni. Dalton, non perdere tempo. Sì, signora. Sì, signora. Ah, Ubisoft presenta subito all'inizio. Cioè, lo stesso hanno citato Assassin's Creed Valhalla. Che per avere Ubisoft presenta bisogna aspettare 6 ore di gioco. Adesso l'abbiamo subito. Lasciare questo tipo di minacce alle autorità? Divertente, Bagley. Qualunque autorità preferirebbe arrestarci piuttosto che fare qualcosa di utile. Dovremmo cavarcela da soli. Fa attenzione, Dalton. Bagley, senti apprensione nella voce di Sabine. Fantastico, parlare di sentimenti a un computer. Questo spiega molto. Piantatela voi due e mettetevi al lavoro. Agli ordini. Comandano sempre le donne, ricordatevelo. Ok, allora. I comandi non credo siano cambiati, no? C'è sto puntatore centrale che dà un fastidio assurdo. Ma parecchio, eh? Qua che c'è? Vabbè. Aspetta, però per indagare, che devo fare? Ah, ok, il pallino è giù. R3. Ok, la corsa l'hanno ripristinata. Perfetto. I loro profili sono... Distrai. Nessuna informazione personale. Quadrato preliminare. Prima era il cerchio, adesso è il quadrato. Con l'hack sempre L1. Se loro non sparano a me, io non sparo a loro. Che dici? Fare ringhiere, muri. Ok. Beh, prima era cerchio Watch Dogs 1, poi è diventato R2 e poi è diventato X, che sarebbe il nascondiglio. Sarà un casino, ragazzi. Ovviamente nascondiglio è cerchio, come praticamente tutti i giochi che si rispettino. Ok. R3, cioè praticamente tutti i giochi della Ubisoft, che è... Si chiamava istinto di sopravvivenza. Ah, ok. Ho capito.
lo stesso che c'era a Watch Dogs 2. Qua c'è altro. Giù. Fantastico. Emozionante. Allora, andiamo su e sblocchiamo. Merda. Hanno scatole piene di roba del tempo. No. E come hanno fatto a brutta merda. Non lo so, ma qualcuno non me ne ero accorto, però è morto lo stesso. Va bene così. Merda. Procedi con estrema cautela, Dalton. E comunque chi sono questi tizi in nero? Non sono identificabili, non credo sia un caso. Appunto. Vediamo se riuscite a fare un lavoro migliore di Watch Dogs 1 rispetto per quanto riguarda la storia e di Watch Dogs 2 per quanto riguarda l'intrattenimento, la grafica, eccetera, eccetera. Voglio veramente sfidarvi. Cazzo, questo posto è pronto a saltare per aria. Ah, fantastico. Quei contenitori. Bugley non sarà... Nitroammina RDX, tanta da radere al suolo il Parlamento. Rilevi un detonatore, Bugley. Non proprio, ma c'è un dispositivo che sta inviando un fottio di danni. Hackerabile. Dal piano sopra di te. Allora ci siamo. Vado subito. Bene. Buono. Cosa ci posso fare qualcosa? No. È cerchio per mettersi giù, eh? Che posso fare? Analizza. Potevo farlo anche da lontano, ma vabbè. Bugley, quello non è il detonatore. No, ma è un trasmettitore che invia un segnale a un dispositivo al piano di sopra. Credo proprio che si tratti del detonatore che cerchiamo. Attira. Hanno messo la firma del DedSec su tutte le bombe. Queste merde vogliono far saltare il... Non mi trovi. Non lo faranno se arrivi al detonatore. Ok. Beh, ok. Le uccisioni non neanche a parlarne, ovviamente. Ma per certe cose siamo molto migliorati. Però, ovviamente, non riesco ancora a sentirlo un Watch Dogs a piano. Poi sicuramente più avanti questa cosa cambierà, però, per ora. Devo ancora uscire all'aria aperta, quindi fate un po' voi. Allora, qua che c'è? Una bella porticina. Sarebbe stato bello farlo in concomitanza di Assassin's Creed Syndicate, mi dispiace. È capitato prima perché potevamo fare tutta Londra. Ma vabbè ragazzi, va bene lo stesso. La Camera dei Comuni. Chiunque siano questi tizi, devono avere le palle per prendere di mira il governo. Questa voce mi è familiare, però, il doppiatore. Ora, quando ci sarà il prossimo filmato, controllerò, ma... mi pare molto familiare. Ecco il detonatore. Ed è già innescato. Bugley, mi servirà una mano. Sì, ma purtroppo sono tagliato fuori. Cazzo. Non abbiamo speranze senza Bugley. Aspetta, forse conosco un modo. Sono stato addestrato alle procedure manuali. Sei pieno di sorprese. Cerca di sbrigarti. Ok, Bugley, ora tocca a te. Ci sono. E le bombe si sono appena innescate. Questo complica un po' le cose. Porca puttana. Ci riesci o no? Certo, ma potrei anche attivare un falso contatto e farti saltare in aria. Ti avviso. Questo attirerà un bel po' di attenzione, Dalton. Eh sì. Abbiamo... Dalton. Merda. Dalton, abbiamo un po' di casini qui al QG. Quanto ci vorrà ancora, Bugley? Dipende da quanto spesso mi interrompete. Ok, gente. Su le maschere e mano alle pistole. Tra poco si balla. Cazzo. Matteo Zanotti.
non è quello di Nathan Drake. Potrebbe essere. Potrebbe essere davvero. Mi sa. Deve essere. Comunque. Non c'è nulla, continuiamo a cercare. Attira. Ciao. Novità, Bugley? Diciamo solo che il livello di sicurezza anti-intromissione è tanto sorprendente quanto seccante. Ci sto lavorando. Innesca trappola. Che palle sta cosa di ricarica. C'è nulla di strano. La devo ancora aspettare. Ci vai te? C'è una pistola che è uno storditore. Dimmi che stai per finire. Ho aggirato la sicurezza. Sto spulciando terabyte di finto codice che nascondono la sequenza di detonazione. Dai, che ci siamo, Ah, ma hanno visto. Va bene. A caso. Ok, non è uno storditore. No, è una bella arma però, eh. Cerco un riparo. Rinforzi! Mi servono rinforzi! Buono. Bel colpo. Ci voleva. Oh. Ciao rinforzi. Io non mi sono sotto tiro. Aspetta. Assegno. Assegno cosa? No. Contanti. Affanculo. Ah. Problema. Mi servono le tue appendici fisiche ora. È un metro e un cazzo ritto. Chi vuoi che ti risponda? Comunque, di nuovo all'opera. Che succede? Ci sono tre slot sulla sinistra. Uno è il ricevitore. Devi tirare il filo del controller. Mi prendi per il culo? Proprio per niente. Tira quel filo. Esplode tutto. Bomba disinnescata. Che culo. Visto? Non è stato difficile, no? Bugley, bastardo. A momenti mi prendeva un colpo. Comunque sì, è la voce anche di Sean Hastings di Assassin's Creed. Cosa sta succedendo? A quanto pare il Parlamento non era l'unico bersaglio. Si sono appena attivate altre bombe. Sullo schermo, Bugley. Cazzo, dobbiamo dare l'allarme. Facciamo evacuare quei siti. Sono sparsi in tutta Londra. Non c'è tempo. Ma c'è mia sorella alla conferenza Toan. Dobbiamo fare qualcosa. Ho rilevato un trasmettitore sul tetto che manda un segnale agli altri siti degli attentati. Se riesci a raggiungerlo... Posso bloccare tutto. Aia. Ciao, attivista. Sabine! Cazzo! Dalton, sono entrati! Via! Sul tetto! Scappiamo sul tetto, ma siamo soli? Non lo so. Sabine, che succede? Siamo sotto attacco! È un massacro! Da protocollo dobbiamo cancellare tutto! Anche Bugley! Munizioni. Mi serve per il trasmettitore. R1 mi pare una bomba. So, ma nessuno deve sapere quel che sa Bugley. Nomi. Punto di accesso. Luoghi. Controlla. Farò alla vecchia maniera. La telecamera? Sì, cancellami. Fallo, Sabine, e poi vattene da lì. Download chiave, perfetto. Come è fuori portata tua madre? Bugley è andato, sei da solo ora. Bene, Bugley è durato tantissimo, morto sul colpo praticamente. Ok. Ci vediamo dove è stabilito, promesso. Buona fortuna. Ai. Ho fatto la peggior mossa possibile. Devi stare giù, zio. Basta! Ciao. Prospetto ferito. Qualcuno mi aiuti. Come ho fatto a non morire? Non lo so. Testa. Ciao. Come ho fatto a non morire, raga? Come ho fatto a non morire? Lo sto veramente chiedendo. Non riesco a darmi una risposta. Poi totalmente inaspettato, eh. È vero che se ti danno le munizioni lì fuori, un motivo ci sarà, ma vabbè.
Iniziamo sempre con qualcosa di molto movimentato. È lo stadio, è il centro della Bloom e Westminster, insomma. Cosa? No, 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 saresti tu. Credi ancora di essere qui per salvare Londra? Mi dispiace deluderti. Ci aiuterai con una faccenda importante. Importante, dici? Far morire cittadini? Esatto. Tipo la tua morte. Per salvare il mondo. È già successo che migliaia di londinesi siano morti, no? La peste, il grande incendio, il blitz. Spiacevole. Ma la distruzione è sempre la cura. E comincia oggi. Zero Day. No. No, no. Respiri sofferenti, la reazione continua. È giunto il momento di una resetta. Ah, sei pixeloso? È l'originale, non è la registrazione. Vabbè, abbiamo perso Dalton. Fantastico. Watch Dogs Legion. Certo, bruttissima che mi pixeli le cutscene in un gioco per PS5 nel 2020, eh? Seminato distruzione in tre luoghi di Londra. Le autorità hanno chiesto ai residenti di rimanere in casa in attesa degli sviluppi della situazione. Non si conosce ancora il numero ufficiale delle vittime. Centinaia di persone si sono radunate spontaneamente per una veglia a lume di candela durante la quale esprimere vicinanza alle famiglie e il cordoglio della città. Londra è più che mai determinata. Stampa al 10 di Downing Street ha affidato a Nigel Cass, CEO della milizia privata Albion, la gestione della sicurezza di Londra. Cass si è impegnato a dare la caccia al DedSec. Ecco perché quella maschera in copertina. Albion ha utilizzato avanzati sistemi di intelligenza artificiale e droni autonomi per catturare i membri superstiti del DedSec. Un severo monito a tutti gli aspiranti. Le aziende più importanti del paese stanno registrando profitti record grazie a una maggiore efficienza di produzione e di distribuzione, consentita dall'uso di nuove tecnologie concepite in origine per scopi puramente militari. Le attività criminali sono in netto calo nella città di Londra. Scommesse clandestine, traffico di droga e prostituzione diminuiscono in seguito ai provvedimenti contro i capi di 4 dei 5 maggiori clan criminali. Le strade di Camden e Brixton saranno onesti di Londra grazie al prolungamento. Senza i sottotitoli non potresti mai capire quella fine delle frasi. I quartieri sono state rimosse le limitazioni agli spostamenti grazie all'adozione. Fake news, i disordini a Trafalgar Square sono stati un fenomeno trascurabile. Probabilmente sono opera di agitatori stranieri che diffondono falsità. In ogni caso, Albion continua a mantenere i miei. Circolano in internet nonostante le misure del governo contro le fake news. Tali teorie, secondo cui i terroristi del DedSec sarebbero stati ingiustamente accusati degli attentati diffuse nel DedSec. Where are you, DedSec? Torniamo. Smentite. Chiamate Marcus da. Non hanno trovato un solo londinese. Da San Francisco. Pubblicamente tali teorie. Infatti, non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Nuove sorti magnifiche. Trofeo guadagnato, ok. Sito S classico. Schema di. La classica interfaccia, chiamiamola così. Serve una squadra, ma non posso rimettere in piedi il DedSec da sola. Hackeriamo il sito S di Londra e vediamo chi è disponibile. Questa c'ha la voce di Sitara. Ma questa è la seconda missione. Di attivisti digitali e presunti terroristi del DedSec. Abbiamo in linea Colin, un ascoltatore. Aspetta. Lo dico dall'inizio che avremmo dovuto sbatterli in galera, quelli del DedSec. Adesso dico che bisognerebbe fucilarli e basta. Ma non ti sembra un po' troppo comodo che siano stati additati come attentatori senza uno straccio di prova? Ma hai visto il Toan? Hai visto in che stato è la città? Che altre prove ti servono? Beh, Colin, direi che bisognerebbe considerare la loro storia di azioni non violente. Albion ha mandato in ospedale molta più gente del DedSec in questi mesi. Sento puzza di capro espiatorio. Ma no. E ora abbiamo in linea Emily. Emily, tu cosa ne pensi? Lo diremo la prossima volta, ragazzi. Like al video, iscrizione al canale. Ci vediamo.
Grazie ragazzi.